Altura 384, chiama passo. Una grande città, milioni di uomini che vivono, che lavorano. Ogni giorno, in ogni momento, c'è qualcuno che ha bisogno di aiuto urgente. La collettività si organizza. È un fatto etico, prima di tutto. Ma quello che si vede è essenzialmente un fatto tecnico. Tecnica delle comunicazioni. Informazioni rapide e coordinate. Punti telefonici di ascolto permanente. Ponti radio individuano e indirizzano gli interventi verso i più vicini centri di soccorso. Tecnica sanitaria. Personale specializzato è pronto a ricevere in ogni momento l'uomo che ha bisogno. Tecnica del traffico. La città sente quando c'è un uomo che ha bisogno. Il traffico si ferma, si apre, lascia passare. Tecnica dei mezzi di trasporto. L'autoambulanza. Nella storia di questo fondamentale mezzo di soccorso riviviamo momenti tristi del nostro passato che tuttavia lo spirito di solidarietà ha trasformato in vittorie e tappe del progresso. Le moderne autoambulanze si adeguano ai requisiti tipici del servizio soccorso. Agile disimpegno nel traffico, sicurezza, massimo comfort, possibilità di interventi sanitari immediati sulla persona soccorsa. Se questi sono i risultati resi possibili oggi dalle più recenti conquiste tecnologiche, le tappe di tale evoluzione sono state molte e strettamente legate a quelle dell'automobile. Il sentimento di pietà verso i feriti sui campi di battaglia assume coscienza soprannazionale e si traduce nel primo intervento infermieristico volontario. L'occasione è contingente e geograficamente lontana, la guerra di Crimea. La signora inglese Florence Nightingale parte per il fronte con un gruppo di 38 infermiere, guidandole con spirito di sacrificio in quell'opera di solidarietà umana che vedrà ufficialmente sanciti i suoi principi poco più tardi. Il 22 agosto 1864, infatti, a Ginevra, 16 nazioni firmano la Convenzione internazionale della nuova associazione di soccorso. Purtroppo i mezzi a disposizione sono rudimentali, perché la tecnica, in senso moderno, deve ancora nascere. Ma il mondo sta per cambiare volto. All'angolo fra il vecchio e il nuovo secolo, l'aspetta l'entusiasmante esplosione delle grandi scoperte scientifiche. Ecco Torino ai primi del secolo. È a Torino che nasce l'industria italiana. 1907, l'automobile è già una realtà. La Fiat ha solo 8 anni di vita, ma ha già costruito una vettura che raggiunge una velocità che oggi può apparire fantastica, 206 km orari. La produzione automobilistica Fiat è ancora su valori limitati, circa 1500 vetture all'anno. Tuttavia, si è già pensato di risolvere con questo mezzo il problema del trasporto urgente di ogni genere di traumatizzati ed ammalati. È infatti del 1907 la prima autoambulanza Fiat sul telaio del modello 28 da 40 HP. Messina, 28 dicembre 1908. Per la prima volta dalla sua unità nazionale, l'Italia si trova impegnata in un immane sforzo collettivo di solidarietà verso una parte della sua popolazione colpita da un disastroso terremoto. Le prime autoambulanze Fiat 28 ebbero un massiccio impiego, dimostrandosi preziose per le operazioni di soccorso alla città devastata. L'autocarro 15 Ter su
sul cui autotelaio vengono realizzati diversi tipi di autoambulanze civili e militari. Per le sue qualità furono adottate anche da diverse nazioni straniere. Le sospensioni erano infatti particolarmente confortevoli e la trasmissione era già di tipo cardanico con ponte posteriore brevettato. Nello stesso anno veniva realizzata anche l'autoambulanza tipo 1530 HP. Guerra di Libia. L'esercito italiano interessa la Fiat per la fornitura di autoambulanze da inviare al fronte. La Fiat realizza sul telaio del 15 Ter un'autoambulanza speciale adatta a trasportare 6 barelle di tipo militare. Per le sue caratteristiche, il 15 Ter si dimostrerà superiore a tutti i tipi similari impiegati in quell'epoca dalle altre nazioni. Siamo nel pieno della prima guerra mondiale. Le autoambulanze sono preziose e porteranno un grande apporto alla salvezza di tante vite umane. L'esperienza già acquistata in questo campo permise alla Fiat di realizzare a tempo di record, sul telaio del famoso 18BL, vari ospedali mobili da campo muniti di attrezzature chirurgiche adatte per qualsiasi intervento. L'altro protagonista di questa epica campagna di soccorso è ancora il 15 Ter, che nelle sue numerose versioni continua a dimostrarsi insostituibile. Le autoambulanze 15 Ter sono le prime ad adottare un impianto di riscaldamento. Alcuni esemplari vengono equipaggiati come sala radiologica. È finita. La reazione alle sofferenze, ai lutti e alle ansie di tanti anni esplode incontenibile. In questo umano bisogno di dimenticare e di reagire, la gente riscopre la gioia di vivere. Da questa reazione vitale prenderà impulso il lavoro di ricostruzione che le moderne tecnologie convogliano verso una nuova dimensione, la grande industria. La Fiat inaugura le officine di Lingotto ed inizia la costruzione di nuovi tipi di vetture e veicoli industriali da cui derivò moderne autoambulanze adottate dai servizi sanitari italiani e di molti altri paesi. È il tempo delle 510, 505 e 502. 1923. Di nuovo, tutti i mezzi di soccorso sono mobilitati per il terremoto che ha colpito alcune zone della Calabria. L'uomo ha fretta di vivere la sua avventura nei cieli. Nasce l'industria delle telecomunicazioni. La radio e il telefono rivoluzionano i concetti di spazio e di tempo rimasti immutati per millenni. 1936, 14ª Olimpiade di Berlino. La partecipazione di atleti e di pubblico è imponente. Si predispongono adeguati servizi di assistenza sanitaria con numerose autoambulanze in grado di far fronte a qualunque necessità di intervento urgente. L'Europa si avvicina, senza rendersene conto, a una nuova tragedia. Scoppia la Seconda Guerra Mondiale.
Dal 1932 al 1940 la Fiat realizzò su vari autotelai autoambulanze civili e militari che trovarono pieno impiego prima, durante e dopo il secondo conflitto mondiale. I tipi più noti furono la 508L e la grossa autoambulanza militare su telaio SPA-38P e la instancabile 1100. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il parco circolante degli autoveicoli risultò uno dei più eterogenei, in quanto costituito da ogni tipo di automezzo recuperato dai residuati bellici. Questo stato di emergenza si rifletteva naturalmente anche nel campo degli automezzi sanitari, che dovettero così affrontare situazioni eccezionali di soccorso, come durante le tragiche alluvioni del Polesine, Salerno e Calabria. Solo verso il 1950 fu ripresa la costruzione di nuovi tipi di autoambulanze derivandole dai modelli di vetture in produzione 1004, 1100, 103, 1100T, 1008, 2003. Diciassettesima Olimpiade di Roma. Le autoambulanze costituiscono il fulcro dell'imponente servizio di assistenza sanitaria predisposto dagli organizzatori della manifestazione. Novembre 1966. L'Arno in piena sommerge Firenze sotto una coltre di fango. Gennaio 1968. Il terremoto rade al suolo Gibellina e Sala Paruta in Sicilia. Nell'evoluzione della tecnica costruttiva degli ultimi anni, alcune soluzioni si sono dimostrate particolarmente adatte a migliorare il comfort e l'efficienza operativa della versione autoambulanza. L'autoambulanza derivata dal veicolo commerciale di grande serie Fiat 238 è in grado di soddisfare oggi tutte le necessità di trasporto e assistenza di emergenza grazie proprio alle possibilità offerte da alcune soluzioni tecniche del veicolo base. La sospensione a quattro ruote indipendenti, per esempio, oltre a garantire a questo mezzo la massima stabilità e conforto di marcia, consente il suo impiego su qualsiasi fondo stradale e addirittura fuori strada. La trasmissione anteriore e la sistemazione trasversale del motore hanno permesso inoltre di abbassare notevolmente il piano di carico a vantaggio dell'abitabilità interna e della facilità di accesso. L'altezza da terra del pavimento a veicolo carico è infatti di soli 38 cm. Tra le numerose versioni del 238, quella con tetto rialzato si è dimostrata ideale per realizzare un prototipo di autoambulanza di grande capacità che offre la possibilità al personale sanitario
di effettuare interventi di emergenza sulla persona soccorsa anche durante il trasporto. L'altezza interna lungo la mezzeria è di 179 cm. Questa autoambulanza permette, mediante supporti pieghevoli, l'utilizzo di due barelle. Per sfruttare al massimo le grandi possibilità di spazio offerte dal modello 238 a tetto rialzato, la Fiat ha realizzato recentemente un altro prototipo di autoambulanza di pronto intervento, in collaborazione con l'Istituto di Anestesiologia e Rianimazione dell'Università di Torino, che ha condotto un approfondito studio sull'assistenza immediata agli infortunati, specialmente in incidenti stradali. Questa versione è caratterizzata infatti da una speciale dotazione strumentale di pronto intervento che consente al personale sanitario l'esecuzione durante il trasporto di qualsiasi trattamento rianimatorio. Parte della dotazione strumentale è sistemata in quattro valigette modulari estraibili che possono essere portate sul luogo dell'infortunio e sostituite presso la stazione delle autoambulanze in modo da mantenere il veicolo sempre perfettamente equipaggiato. All'esterno dell'autoambulanza sono sistemate prese di ossigeno, aria compressa e di corrente, dando così la possibilità di collegare le apparecchiature per il soccorso di infortunati sul luogo dell'incidente in prossimità del veicolo stesso. Grazie alla dotazione tecnica e alla grande abitabilità del veicolo, sono possibili trattamenti di ventilazione artificiale, sia manuale che meccanica, di intubazione endotracheale, di rianimazione cardiocircolatoria farmacologica e strumentale, fino all'esecuzione dei più urgenti interventi chirurgici. 1970. La continua espansione dell'industria attrae le popolazioni verso le città che si dilatano. I problemi del traffico si moltiplicano. È fatale che in queste circostanze gli incidenti tendano ad aumentare. Ma la società ha la possibilità e il dovere di difendersi. I mezzi di soccorso si perfezionano. Se i tempi di percorrenza per raggiungere dal luogo di intervento urgente il più vicino centro di assistenza tendono ad allungarsi a causa della saturazione della viabilità, la tecnica appresta i suoi rimedi. Autoambulanze più maneggevoli e attrezzature di bordo sempre più complete e autosufficienti per poter intervenire con la massima tempestività, senza perdere minuti preziosi. La stessa tecnica, che spesso accusiamo di complicare la nostra vita, ci permette oggi di difendere la vita di chi è in pericolo.